Buongiorno a tutti, ben ritrovati a questa nuova puntata di Crayon Risponde. Sono Angelo Picco, canale di Crayon, e sto registrando questo ulteriore video della rubrica Crayon Risponde per la libreria Cavour di Perugia. Vi ringrazio per il fatto che state seguendo con molto interesse i miei video e che vedo i vostri commenti dove mi ponete delle domande, quindi anche questa volta mi accingo a rispondere alle vostre domande che avete messo appunto sotto il mio ultimo video. Tuttavia, prima di rispondere a queste domande, vorrei rispondere a un'ulteriore domanda che non mi è stata formalmente posta, ma che sento veramente che le persone si pongono, no, in questo periodo. E la domanda è: siccome ci sono tante informazioni che girano rispetto a quello che stiamo vivendo, rispetto a tutto ciò che gira intorno al coronavirus, al Covid-19, c'è, oltre che il rischio di un contagio che si può avere, anche il fatto che cominciamo un po' ad accusare la fatica di essere, diciamo, in quarantena, una quarantena giusta per non diffondere questa pandemia, ma dobbiamo anche fare i conti, oltre che con un aspetto economico del quale si occuperanno chi di dovere, non è certo mio compito dare indicazioni da questo punto di vista, ma oltre a questo c'è anche un altro aspetto che è l'aspetto psicologico ed emotivo, perché avere tante informazioni che si contraddicono tra di loro porta a una fatale destabilizzazione della nostra parte emotiva e della nostra parte psicologica. Quindi rischiamo nel medio termine di veramente di avere delle conseguenze abbastanza importanti se non riusciamo ad affrontare questo periodo nel modo migliore. E allora, qual è il modo migliore per affrontare questo periodo? Il modo migliore è quello di ovviamente restare informati, ma soprattutto poi fare discernimento a livello individuale di tutte quelle informazioni che ci possono aiutare a stare bene e lasciar perdere tutte quelle informazioni che in realtà non sono congrue col nostro sentire, col nostro percepire, col nostro essere. Facciamo noi stessi un'epoca è un periodo di discernimento, perché quest'epoca appunto richiede che anche noi mettiamo in campo il nostro discernimento. Come diceva Crayon all'inizio di questo periodo, è che quello che sta succedendo è oggettivo e tutte le interpretazioni che vengono date, quindi compresa anche la mia, quella che vi sto dando in questo momento, sono soggettive. E siccome noi non possiamo dare retta a tutte le campane che ascoltiamo, dobbiamo essere noi che facciamo un discernimento delle informazioni che ci possono aiutare a stare bene, quindi mirate a scovare, a percepire quelle informazioni che vi danno un aiuto, anche se fosse un aiuto, diciamo, palliativo, anche se fossero degli aiuti di tipo placebo, ma se una persona crede che una determinata informazione, un qualcosa che legge lo fa star bene, è importante che lo legga, perché significa nutrire la propria parte animica, la propria parte spirituale, la propria parte psicologica. Perché fondamentalmente quello che sta succedendo adesso succede sempre, ovvero noi ogni momento della nostra vita, indipendentemente da questo periodo,
mettiamo in atto delle azioni che sono conseguenti alle nostre credenze, ovvero a quello che noi crediamo in buona fede o quello che in buona fede ci fanno credere e che noi riteniamo essere vero. Quello che sta succedendo in questo momento è esattamente la stessa cosa, solo che le informazioni riguardano un solo argomento, che è il discorso del Covid-19 e tutto ciò che gli gira intorno. Ma su questo unico argomento succede quello che è sempre successo, ovvero che noi crediamo e mettiamo in atto le credenze che sviluppiamo rispetto a qualsiasi tematica, rispetto a qualsiasi cosa. Quindi da una parte potremmo approfittare di avere un solo argomento sul quale poter fare discernimento, perché nel momento in cui noi faremo discernimento e otterremo per noi le informazioni corrette che ci faranno stare bene, poi questo lo porteremo, quando sarà finito questo periodo, come metro di paragone per fare delle scelte anche rispetto a tutti gli altri argomenti che poi il mondo, quando riprenderà a funzionare, ci continuerà a dare, come ha fatto in passato. In passato noi eravamo sempre super stimolati ogni giorno da delle informazioni, addirittura stimolati da ciò che era superfluo. Basti pensare per esempio a quello che la pubblicità ci propina, cioè ci fa avere dei bisogni, facendo leva sulle nostre frustrazioni e sulle nostre paure, per spingerci a far crescere dentro di noi la curiosità rispetto a un prodotto e poi magari facendoci credere che le scelte che noi facciamo nel comprare questo prodotto siano nostre, ma in realtà sono state inculcate dentro di noi. Ho fatto l'esempio della pubblicità perché è l'esempio più semplice, ma questo vale per qualsiasi cosa. Noi alla fine facciamo delle scelte perché queste scelte sono frutto di ciò che noi crediamo, delle convinzioni che abbiamo su noi stessi e di ciò che sviluppiamo nella nostra vita come senso di essere vero o di essere falso. Per cui applichiamo questo discernimento fin da subito in questo periodo proprio per mantenere una linea emotiva, psicologica, di solidità interiore. Perché? Perché la spiritualità, per essere agita, e l'evoluzione umana per essere vissuta, hanno primariamente bisogno che ciascuno di noi si stabilizzi sempre di più emotivamente e mantenga il più a lungo possibile, e quindi auspicabilmente per sempre, un equilibrio psicologico che sia stabile, che sia importante. Bene, mi raccomando. Inizio ora a rispondere alle domande che mi sono state poste sotto l'ultimo video. Ho qui segnato un foglio con delle domande che voi mi avete posto e comincio con la prima domanda, dove Elena L. ci dice: potrei anche io sapere qual è il mio scopo in questa vita? Grazie, grazie, grazie. Allora io mi collego un attimo con Crayon e l'immagine che mi arriva, sulla quale io ti commenterò il messaggio di Crayon, è il fatto che io ti vedo come se tu abbia in mano, diciamo, diverse palline, delle piccole palle di diversi colori, e tu prendi queste palle e le butti come se fosse un pozzo, un fondo nero, e ovviamente poi non le puoi più recuperare. Allora, innanzitutto, cosa significa? Significa che la prima cosa che devi fare per trovare lo scopo della tua vita è quello di non sottovalutare le capacità che hai, e ne hai diverse, dopo ti dirò anche quali sono e come le puoi utilizzare per trovare lo scopo della tua vita, ma il primo passo è non autosabotarti, cerca di valorizzare sempre di più ciò che fai, le capacità che hai, non avere pensieri tipo "ma tanto non sono capace
di fare niente, tanto ciò che faccio non serve a niente, perché questo è proprio l'autosabotamento che tu stai facendo nei tuoi confronti. Quindi cerca invece di pensare che sei una persona che ha un valore, che è capace molto di valorizzarsi ed è capace di utilizzare appieno le proprie capacità e i propri talenti. Quindi invece di buttare queste palle nel pozzo nero, cerca di cambiare e di raccoglierle, per esempio, in una grande cesta dove quando tu hai bisogno le puoi andare a prendere e ti possono essere utili. E allora, quali sono queste capacità che possono determinare il tuo scopo della vita? Tu puoi, diciamo, fare il tuo talento è quello di riuscire ad aiutare le persone e anche te stessa, e sceglierai tu con che tipo di tecnica, con che tipo di strumento, il fatto che le persone possano veramente ritrovare un po' la loro personalità, il loro modo di essere. Cioè, tu sei una persona che può fare un lavoro di terapeutico, se vuoi anche a livello psicologico, se questo tipo di studi ti può piacere, per aiutare le persone a trovare un loro equilibrio, una loro sanità. Guarda caso è un po' in linea con quello che ho detto prima in senso generale su questo periodo, perché tu hai proprio questa capacità di aiutare gli altri a fare questo, perché le mani rappresentano proprio la capacità di fare, di mettere in atto queste capacità, e le sfere, la forma della sfera nella simbologia rappresenta proprio l'identità dell'essere umano, quindi aiutare gli esseri umani a trovare il loro senso di identità, la loro centratura emotiva e psicologica. Quindi direi che è questo il tuo principale talento. E così è. Alessandro dice: senti, sai qualcosa del forte terremoto in zona toscana entro pochi mesi? Allora, Alessandro, io non so assolutamente niente di un probabile forte terremoto in Toscana, anche perché credo che in questo periodo ci serva tutto meno che un terremoto, né in Toscana né in nessun'altra parte del mondo. Per cui smentisco per quello che sono le mie conoscenze e le mie percezioni che ci sarà un evento sismico. Perché? Perché non ho la facoltà di prevederlo, non sono un veggente, sono un sensitivo che aiuta le persone con il lavoro di Cryon, ma non è mio costume fare delle previsioni specialmente catastrofiche, perché abbiamo bisogno di tutto in questo momento meno che di ulteriore allarmismo. Anche perché noi non abbiamo un futuro solo per ciascuno di noi che è stato predeterminato, ma abbiamo infiniti futuri che sono già stati tutti quanti determinati e sono già stati utilizzati. Si tratta, attraverso le decisioni che noi mettiamo in atto, di capire quali di queste varianti che ci sono già attireremo nella nostra vita. Per cui quando qualche persona dice di prevedere il futuro, come in questo caso un futuro ai noi infausto, non fa nient'altro, secondo il suo punto di vista, di prevedere quello che secondo lui, e quindi è comunque sempre un giudizio soggettivo, non è un giudizio oggettivo, possa essere il futuro più probabile di quello che accada. Per cui io ti dico, caro il mio Alessandro, se tu sai qualcosa di questo tipo qui, quello che devi fare è organizzare dei gruppi di persone che tu conosci e tutti quanti insieme fanno un lavoro di meditazione in cui visualizzate che in realtà né in Toscana né in nessun'altra parte dell'Italia succederà nel prossimo futuro un terremoto. Perché ai noi sarebbe proprio come
come diciamo si dice in gergo, piovere sul bagnato. Quindi facciamo tutti gli scongiuri del caso e nello stesso tempo, se tu appunto, ripeto, hai sentore di questo, la tua responsabilità è quella di portare la coscienza collettiva su un altro binario, non sul binario dove è previsto un terremoto, ma su un binario invece dove va tutto bene e non succede assolutamente niente. Per cui, ripeto, se hai questo sentore, incaricati di far sì che questo non diventi il futuro più probabile, ma quello assolutamente improbabile. CX mobile. CX mi dice, ma in questa sezione quello che dici vale per tutti noi? In questa, diciamo, sezione, in questi video, quello che dico è per le persone che mi fanno le domande. Poi è chiaro che se dalle risposte che io do qualcun altro, oltre alla persona a cui la risposta è destinata, trae un beneficio, ben venga, perché è importante avere la possibilità che quello che io dico possa essere di beneficio per anche altre persone. Se invece vuoi sapere delle cose che io ho detto che possono essere valide per tutti quanti, ti invito a rivedere sempre qui sulla libreria Cavour l'altra rubrica che era Crayon risponde, e abbiamo fatto di volevo dire le riflessioni di Crayon, dove abbiamo fatto 10 o 12 video, se non di più, dove io parlavo di argomenti legati alla spiritualità che contenevano delle informazioni pratiche che erano valide per tutti. Per cui, caro il mio CX mobile CX, per avere delle informazioni che sono valide per tutte, oltre che ascoltare questi video di Crayon risponde, ti invito a vedere i video dell'altra rubrica che erano le riflessioni di Crayon. Barbara 34 dice: nonostante non sia più una ragazza, non sono ancora sicura di aver compreso chiaramente qual è il mio vero talento. Grazie. Io adesso, come ho fatto con Elena, mi collegherò con Crayon per saperlo, ma faccio una riflessione tipo generale, cioè voglio dire a Barbara, voglio dire a tutti quanti, perché pensate di avere un solo talento. Bisogna avere più talenti, non solo un talento. Quindi diciamo che adesso io chiederò a Crayon qualcosa sul tuo talento e vediamo magari lui che cosa aggiunge, ma non partiamo mai dal pensare di essere limitati nell'avere dei talenti. Allora, vediamo un po', adesso mi collego. E poi ti dico. Mentre mi arrivava l'immagine, la tua immagine, ti vedevo come se tu fossi una sciatrice di fondo che camminava con gli sci e faceva lo sci di fondo. Quindi questo significa che il tuo talento ha a che fare con il rinnovamento delle energie, quindi con qualcosa che ha a che fare con la freschezza, con il rinnovamento, e che questo rinnovamento è un rinnovamento che tu devi portare avanti con perseveranza e con forza. Quindi il tuo talento è quello appunto di avere una forza interiore che ti permette di mettere in atto dei rinnovamenti. Può essere un rinnovamento legato agli ambienti, quindi qualcosa che ha a che fare con gli arredamenti, con le case, ma può essere anche un rinnovamento nei rapporti interpersonali, quindi un lavoro di consulenza, di aiuto, può essere un rinnovamento nel mettere in atto le proprie capacità. Può essere anche qualcosa legato al sociale, quindi il rinnovamento dei valori. Quindi il tuo talento principale è quello di mettere in atto il rinnovamento di qualcosa di nuovo,
ma quello che tu devi fare è metterci forza. Quindi, quando tu ti impegni in un processo di rinnovamento, quando il tuo talento principale viene utilizzato per rinnovare qualcosa, non pensare di cavartela in breve tempo, ma di doverci lavorare a fondo, perché proprio mi sei venuta con l'immagine dello sci di fondo, e non solo lavorarci a fondo, ma lavorarci in modo coordinato, perché per fare lo sci di fondo i movimenti devono essere molto coordinati, quindi devi lavorare con molta coordinazione in tutto ciò che stai facendo per portare avanti questo rinnovamento. Poi, qualora volessi avere una risposta ancora più specifica, contattami all'email che vedi qui sotto, nell'info box megaeon@gmail.com, e sarò grado di essere ancora più specifico rispetto al settore che per te potrebbe essere più indicativo per questo rinnovamento, anche se io fondamentalmente vedo qualcosa legato all'ambiente, però magari mi scrivi, possiamo essere più specifici su questo punto. Daniela Ellen dice: ciao Angelo, anch'io vorrei conoscere il mio scopo nella vita, a che punto sono e perché ho la sensazione di aver fatto niente nella direzione giusta. Daniela, intanto cominciamo a dire che il fatto di avere una direzione corretta dipende sempre molto dal punto di vista delle cose. Io credo che innanzitutto tu debba cambiare il tuo punto di vista e considerare da dove ti arriva, e questo ti arriva da un'educazione molto restrittiva che tu hai avuto quando eri più piccola, che non ti ha mai portato a valorizzarti fino in fondo, perché fin da piccola ti hanno sempre fatto sentire come una persona che non fa mai la cosa giusta e che non va, mai nella direzione giusta. Ma tu devi considerare che questi erano pareri di persone, pur essendo magari i tuoi parenti molto stretti, che avevano una loro visione. Oramai devi essere capace di essere tu a considerare quando tu fai delle cose che vanno nella direzione giusta. E quali sono le cose che tu fai che vanno in una direzione giusta? Sono tutte quelle cose che ti permettono di avere un beneficio, innanzitutto per te stessa, e poi magari anche per le altre persone. Quindi quello che va nella direzione giusta è quello che a te porta un beneficio in termini pratici, in termini economici, in termini di conoscenza, in termini di evoluzione. Allora, qualsiasi cosa che fai e che ti porta a uno sviluppo, questo va nella direzione giusta. Non devi focalizzarti sulla modalità di fare una cosa, ci sono molte modalità per fare le cose. Se tu prendi per esempio il fatto di cucinare le uova, ci sono almeno 30 modi diversi per cucinare le uova, e ognuno alla fine porta al fatto che le uova si possono mangiare. Quindi tu devi semplicemente considerare il fine, no? Lo scopo, il beneficio, ma non devi focalizzarti sulla strada da intraprendere, perché questa può essere diversa per ciascuno di noi. Comunque sia, adesso io mi collego con Cryon e anche qui vedo l'immagine che mi arriva. La tua qualità di base, così come per esempio per la persona di prima che era Barbara, era appunto la perseveranza ed era, diciamo, il fatto di mantenere le cose fino in fondo, e per Elena era appunto l'aiutare gli altri. Per te la tua qualità di base, quello che io vedo che tu devi sviluppare, è l'equilibrio, cioè un senso profondo di equilibrio. Quindi il tuo talento principale, la tua arma principale, il tuo scopo è esprimere
ciò che per te è equilibrio. Quindi anche qui devi considerare, per vivere il tuo scopo nella vita, quale ambiente o quale circostanza può aiutarti a vivere l'equilibrio. Quindi prova a considerare, per esempio, tutte quelle capacità o quelle qualità o quelle attività che hanno a che fare con l'equilibrio, a partire dalla più ovvia, che è appunto quella dell'equilibrista, e fino a qui non è che ci volesse uno studio per arrivarci, ma l'equilibrio per esempio può servire, visto che prima ho parlato di uova, in cucina, perché se non hai equilibrio nei sapori che metti insieme, rischi di fare una cosa che è immangiabile. Devi avere quindi anche equilibrio nei tempi di cottura, nella scelta degli ingredienti. Se l'equilibrio riguarda il rapporto tra le persone, può essere qualcosa che ha a che fare appunto con una professione che è legata con la giustizia, ma può anche essere il saper comunicare bene con gli altri. Può essere qualcosa che riguarda i valori che tu percepisci. Qual è l'equilibrio migliore, diciamo, dei valori che tu vuoi trasmettere agli altri? Quindi, come vedi, ci sono diversi modi per capire qual è il proprio equilibrio. Quindi tu scrivi su un foglio di carta le varie, diciamo, ambiti, attività, io adesso te ne ho accennato qualcuno, in cui secondo te ti piacerebbe sviluppare il tuo equilibrio, tanto quello che si fa è importante perché ci permette di sviluppare le qualità che abbiamo, ma nello stesso tempo ci permette anche di divertirci, di fare delle cose che hanno a che fare con il nostro divertimento, perché noi ci dobbiamo divertire, oltre che esprimere le nostre capacità e i nostri talenti. Così come ho detto alle altre persone, per un ulteriore approfondimento puoi scrivermi una mail. Io voglio appositamente rimanere, diciamo, in un senso un po' generalizzato nelle risposte, perché il lavoro che faccio io con Crayon è quello di dare un indirizzo e sapere per esempio qual è la propria qualità di base e avere alcuni esempi degli ambiti dove poter utilizzare già un grande indirizzo, perché né io né Crayon vogliamo passare come quello che ti dice fai a tal cosa, perché una persona poi si sente obbligata. Il principio è che ognuno di noi ha una propria qualità, ha un proprio talento che giustamente voi mi chiedete che deve esprimere. Però una volta che sa qual è la qualità, qual è il talento, deve essere la persona che trova l'ambito in cui puoi esercitarlo. Ovviamente, se avete dei dubbi, delle domande su alcune idee che vi vengono in mente, mi potete poi scrivere e io vi risponderò. Noi vi risponderemo con molto piacere. Kin Yellow mi dice: buonasera Angelo, vorrei sapere perché quando cerco di visualizzare durante le meditazioni, in particolare quando si tratta di visualizzare la luce che ci avvolge, mi vengono mal di testa, soprattutto frontale. È molto semplice, perché tu evidentemente ci stai mettendo troppa forza, troppa energia e troppa concentrazione in quello che stai facendo, perché stai dando a questa visualizzazione un'estrema importanza. Non dico che non sia importante, ma tu ce ne stai mettendo troppa. Quindi quello che devi fare è, prima di visualizzare, cercare di curare molto la fase del rilassamento, sentirti veramente molto molto rilassato, molto tranquillo, quindi dedicare molto più tempo alla fase preparatoria per rilassarti. Dopodiché potrai visualizzare la luce, e anche lì ti direi di non rimanerci per tanto tempo. E alla fine, se ancora hai questa sensazione di dolore alla testa, è perché il tuo settimo chakra si è caricato troppo, e quindi quello che devi fare è pensare che questa energia, diciamo dalla testa, da qui scenda in tutto il tuo corpo,
fino ad arrivare alla pianta dei piedi e scaricare l'energia che è in eccesso alla terra, e la terra te ne sarà estremamente grata del regalo che tu gli dai attraverso la tua energia. Quindi metti in pratica quello che ti ho detto e vedrai che fluirà tutto liscio. Marilena M. dice: complimenti per questo servizio che le mette a disposizione dell'umanità. Attenzione che certe persone fanno commenti controcorrenti, possono essere troll, quindi profili fake messi in piedi solo per destabilizzare. Io ringrazio moltissimo Marilena di questo avvertimento, ed è esattamente per questo che nel momento in cui mi vengono fatte delle domande, la mia risposta, la nostra risposta è una risposta abbastanza mirata, ma che fondamentalmente non va mai profondamente nello specifico, proprio per non creare destabilizzazione e non essere a nostra volta destabilizzati. Perché? Perché io prendo l'esempio delle persone che mi scrivono, dei commenti che mi hanno fatto. Non dobbiamo mai dimenticarci che quando qualcuno ci fa qualche commento abbiamo solamente un nome, un nickname, ma in realtà non sappiamo mai qual è l'identità che c'è dietro, se è un'identità vera o un'identità fasulla. Per cui questo vale non solo per questo tipo di trasmissione che io faccio con la libreria Cavour, ma vale per ciascuno di noi nel momento in cui ci confrontiamo con qualcosa o con qualcuno, magari anche in una chat, piuttosto che nei social. Dobbiamo sempre stare abbastanza attenti, con le antenne dritte, per capire se il nostro interlocutore è un interlocutore più o meno vero, più o meno falso. Quindi prima di condividere informazioni che possono essere anche confidenziali, stiamo tutti quanti ben attenti. Io ringrazio di nuovo la gentile lettrice Marilena, che mi avvisa di questo, e devo dire che coglie un aspetto importante, perché ciascuno di noi può a volte imbattersi in cose che non sono veritiere. E allora io preferisco magari fare una trasmissione come questa, dove le informazioni che do sono mirate, ma fino a un certo punto, perché poi ho bisogno di stabilire il contatto con le persone per capire se dietro alle loro domande c'è un profilo veritiero oppure no. Io di base parto sempre con la buona fede, penso sempre che tutte le persone che si rivolgono a me lo facciano per una reale necessità e perché ci sono delle persone reali dietro a chi mi scrive. Ciò non toglie che comunque una certa prudenza, come stai potendo vedere tu e tutti gli altri video ascoltatori di questo video, io la metto sempre in campo. Grazie comunque per esserti presa cura di me e di avermi detto questa cosa. Fiorella ci dice: vorrei chiederti, visto che sono in un percorso spirituale, sto coinvolgendo mio malgrado i miei due fratelli maschi, è una missione per me di questa incarnazione? Ho avuto indicazioni tramite i sogni, ma la fatica è tanta, è una missione? Grazie Angelo. Allora, cara Fiorella, mi viene da sorridere, perché il discorso è questo. E qui vediamo come non avere delle informazioni corrette su quello che ci succede ci può veramente depistare. Innanzitutto la prima cosa da dire è che qualsiasi, diciamo, cosa che tu vuoi fare non deve essere qualcosa che per te è faticoso. Quindi se per caso vediamo che questa è la tua missione, lo devi fare con estrema leggerezza e lo devi fare solamente se tu ti senti all'altezza di farlo, perché nessuno ti può obbligare, tantomeno un sogno. Oltretutto, secondo me,
il tuo sogno ha un altro significato che è molto più importante. Questo sogno ti sta dicendo che tu, per quanto riguarda la tua evoluzione, devi, diciamo, sviluppare degli aspetti maschili che dentro di te devono crescere e che in qualche modo tu puoi ricondurre ai tuoi due fratelli. Quindi tu ti devi chiedere, pensando ai tuoi fratelli, prima uno e poi l'altro, qual è la caratteristica, la qualità che mio fratello, diciamo, mi rappresenta? E allora, non so, magari ti potrà venire uno la forza, l'altro la scaltrezza o, diciamo, la strategia o quello che è. E allora significa che tu devi attuare per te stessa queste capacità che in qualche modo il sogno ti ha fatto emergere, perché i registi, i sceneggiatori e gli attori che mettono in astro i nostri sogni siamo sempre noi. Per cui il tuo essere di luce che cosa ha fatto? Voleva farti avere un sogno che per te avesse un significato e ha utilizzato delle simbologie che per te sono molto semplici, ovvero si ha preso in prestito la maschera dei tuoi due fratelli. Ma in realtà questi sono due aspetti della tua energia, in questo caso maschile, che tu devi sviluppare. Quali aspetti? Devi semplicemente chiederti che cosa rappresentano per te i tuoi fratelli, qual è la caratteristica principale che tu riconosci individualmente in ciascuno di loro. Ed è qualcosa che tu devi maturare, perché nel sogno c'è il numero 2. Il 2 significa qualcosa che sta maturando dentro, che non è ancora ben delineato. Quindi se da una parte tu pensi di dover aiutare i tuoi fratelli nel coinvolgerli spiritualmente, cosa che tu sei libera di fare o meno, il secondo motivo ancora più importante di questo sogno era che indicava a te quali erano le caratteristiche che tu devi portare avanti e che in qualche modo riconosci nei tuoi fratelli per evolvere tu spiritualmente. Quindi, come vedi, c'è stato un grandissimo equivoco nell'interpretazione di questo sogno, ma io oggi sono felice di averti aiutato a risolvere questo equivoco. L'ultima domanda di oggi. Raffaella mi dice: ciao Angelo, io vorrei sapere da Crayon cosa sbaglio o non ho capito in questa evoluzione, poiché per quanto faccio meditazione non vedo niente, non sento niente. Dia Crayon che le voglio bene. Allora, cara Raffaella, oggi, come avete visto, è stata un po' la giornata delle persone un po' sfiduciate nei loro confronti. Ho fatto ben 3 domande di persone che non avevano molta fiducia in se stessi. Allora, in realtà che cosa succede? Succede che è proprio quando tu non vedi niente, non senti niente, che sei nella vera meditazione. Perché quando una persona è semplicemente rilassata, seduta, in silenzio, tranquilla e serena, e non vede e non sente niente, è proprio nello stato della pura presenza, che quella è la meditazione. Invece la stragrande maggioranza delle persone confondono la meditazione con un altro stato che si chiama contemplazione, dove avvengono delle immagini, delle sensazioni, delle percezioni. Allora, se tu vuoi avere delle risposte, Raffaella, devi impostare una domanda, chiudere gli occhi e vedere dall'interno che cosa ti scaturisce, quali sono le immagini, le sensazioni e le percezioni che hai. Ma questo si chiama il processo della contemplazione, per avere delle informazioni. È come se tu aprissi una porta dentro il tuo mondo interiore e cercassi di capire che cosa ti dice. La meditazione vera e propria, lo stato di meditazione vero e proprio per definizione, è esattamente quello che tu stai sperimentando, ovvero non vedi niente, non senti niente, non percepisci niente. Complimenti, sei arrivata a uno degli stadi più alti della meditazione senza riconoscerlo. Perché succede questo? Perché anche questo, tornando a quello che dicevo all'inizio riguardo all'informazione sul Covid-19,
queste informazioni che riguardano le varie pratiche è una falsa informazione che nel mondo cosiddetto New Age circola, cioè le persone pensano che per avere un'esperienza di meditazione devono per forza vedere, sentire, percepire. Non è così. Voi vedete, sentite e percepite solo se avete delle informazioni che dovete ricevere e se vi fate delle domande. Altrimenti, normalmente dopo un po' di allenamento, non vedete, non sentite, non percepite niente perché entrate nello stato di presenza e di silenzio più assoluto, che è il vero stato di meditazione. Quindi, cara la mia Raffaella, goditi questo stato e sviluppa questo stato di silenzio, di presenza, tra virgolette, di non ricevere niente, sempre di più stando in quello stato con gli occhi chiusi o anche con gli occhi aperti. Perché no? Poi, quando vorrai avere delle informazioni, fatti delle domande, chiudi gli occhi, aspetta che ti arrivino delle risposte. E così è. Bene, direi che anche per oggi con questa ultima risposta è tutto. Vi aspetto al prossimo appuntamento di Crayon Risponde, sempre qui come video per la libreria Cavour di Perugia. Alla prossima e approfitto per farvi gli auguri di una serena e felice Pasqua. Stiate sereni e pensate a questa Pasqua, quest'anno più che mai, anche in termini di rinascita, in termini di evoluzione e di spiritualità. E così è. Grazie, a presto. Acquista i libri degli autori direttamente dai link che trovi sotto ai video nell'info box. Contribuirai a sostenere le piccole case editrici che si occupano di tematiche spirituali e di crescita.